Bene, tante donne e pochi uomini mi pare stamattina, e questi messaggi li dovremmo lanciare a noi stessi, quindi questa è la prima riflessione che faccio. La seconda è che in questi casi bisogna essere molto poco istituzionali e dire le cose come stanno, quindi ripeto quello che ho avuto occasione di dire qualche tempo fa, una manifestazione simile di sostegno e vicinanza a un imprenditore che ha denunciato la, 'ndrangheta, e ripeto qui le stesse cose. Ci siamo rotti le palle. Ci siamo rotti le palle della violenza sulle donne, del femminicidio, di chi in maniera frustrata riversa sul gentil sesso quelli che sono i suoi fallimenti personali, lavorativi, professionali e quant'altro. La nostra vicinanza è qui per dire esattamente questo, ma soprattutto per lanciare un ideale abbraccio di vicinanza ad Antonietta, che è a Bari, sta lottando, ci ha mandato un grande messaggio, e quindi quello che noi dovremmo fare da questa piazza, oltre che lavorare affinché quando Antonietta ritornerà sarà sostenuta, sarà accompagnata dalle istituzioni, ed è questo l'impegno che noi rappresentanti istituzionali dobbiamo prendere, è quello di lanciare un grossissimo e grandissimo abbraccio ideale e un coro che da qui arrivi a Bari e la faccia sentire meno sola. Forza Antonietta! Forza Antonietta! Forza Antonietta! 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 L'amore è un'altra cosa! L'amore è tutta un'altra cosa! Grazie Reggio! Voglio dare un grande abbraccio, c'è anche qui tutta veramente l'amministrazione, la vedo veramente tutta, ma ci siamo noi donne, ma